ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi è arrivato questo Ta -da! cube controls grazie alberto che mi dai sempre la possibilità di testare nuovi prodotti adesso procediamo con l'apertura del cartone vediamo di che cosa si tratta come l'avrete intuito, si tratta di un tube control, ma quale cube control, ragazzi? Uh, andiamo a scoprire. Oh. Opla! CSX3. Ok. lol. le prime impressioni che ovviamente la qualità del prodotto rispecchia esattamente quello che sono abituato, cioè le F Pro che adesso vado a smontare così facciamo subito un paragone: ok. First impression, ovviamente la struttura in generale sembra molto simile e che ovviamente i rotary, la posizione dei rotary qui è stata ridotta rispetto a qui, ovviamente. Per mettere il, lo screen LCD um, 800x400 touchscreen, ovviamente, e uh, c'è la presenza dei LED qui intorno che è molto figo e ci sono. Due, due levette in più rispetto all'f pro che sono state aggiunte qui però a livello ovviamente di qualità del prodotto e dei materiali utilizzati siamo, eh, sono identici e questo conferisce questa solidità questo, di questo materiale adesso mi rimane solo di montare il quick release questo qui e eh, provarlo sul, sul simcube 2 pro non ho voluto sfocare questa volta, ho voluto mettere questo, quest, questa curva poco famosa, l'orouge del, del Belgio. Allora ragazzi, voglio ringraziare nuovamente Alberto che mi dà la possibilità di testare questo CSX-3 della Cube Controls. E Quindi rimanete sintonizzati ragazzi per sapere esattamente cosa penso di questo CSX-3 della Cube, Cube Controls. Io vi ringrazio per avermi seguito in, questi, in questo unboxing inusuale e noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris, è tutto, un abbraccio, ciao!